Care amiche e cari amici, la consuetudine dell'iniziale saluto con amicizia e cordialità a ciascuna e a ciascuno di voi, dire che ci riuniamo, che ci siamo per un altro momento di informazione, di formazione, di riflessione, sempre con la tensione interiore, culturale ed etica di impegnarci poi nella quotidianità, assumendo quella responsabilità personale da cui tutto inizia e a cui tutto ritorna, certamente con conseguenze nelle istituzioni e nella politica che, pur comprendendo gli assetti e gli ordinamenti istituzionali, molto dipendono poi per la loro efficacia dall'impegno, dalla coerenza e dalla trasparenza con cui le donne e gli uomini che ne hanno la responsabilità li esercitano. Il tema di questa sera è particolarmente importante, è come un'esigenza che avvertiamo nel trattarlo. Sempre, oggi in modo speciale in questa nostra Italia, ma ugualmente in tutto il pianeta. Non mi addentro certo nella tematica, non è questo il mio compito, né sarei in grado di inoltrarmi con la competenza necessaria. Solo qualche frammento, qualche questione aperta, qualche interrogativo. Quando penso alla giustizia, penso a chi soffre per le ingiustizie. Dentro all'ingiustizia strutturale del pianeta, al 1.400.000.000 di persone all'estremo fra vita e morte, alle ingiustizie prodotte dal capitalismo, dal neoliberismo, penso alle ingiustizie di questa nostra società, alle persone deboli, fragili, che fanno fatica, che sono ai margini e sono colpite maggiormente più delle altre dalle ingiustizie. Penso alle ingiustizie causate dal cattivo funzionamento dell'ordinamento, dell'organizzazione e della gestione della giustizia. Penso al rapporto fra giustizia e persone ricche, potenti, prepotenti, fra potere e giustizia. E insieme, per converso, penso al rapporto fra giustizia e persone povere, senza potere, se non quello della propria dignità, umili, fragili, esposte. Penso alla stretta relazione fra giustizia e legalità, cioè ad una legislazione, a un ordinamento che affermi, tuteli, realizzi la giustizia. Penso con gratitudine a chi mi ha illuminato a non separare mai la legalità dalla giustizia, perché anche i regimi dittatoriali emanano le loro leggi, cercano in tutti i modi, con la violenza e col terrore, di farle rispettare. Anche le leggi razziali del 38, ad esempio, proclamate dal duce Mussolini proprio nella nostra regione, a Trieste, erano leggi totalmente ingiuste e aberranti. Quando penso alle leggi, subito il mio pensiero va al mio maestro, e maestro di tanti, Don Lorenzo Milani, al suo straordinario insegnamento ai suoi ragazzi a Barbiana. Citazione straordinaria. La scuola siede fra passato e futuro e deve averli presenti entrambi. È l'arte delicata di condurre i ragazzi su un filo di rasoio. Da un lato formare in loro il senso della legalità, dall'altro la volontà di leggi migliori, cioè il senso politico. Posso solo dire ai ragazzi che essi dovranno tenere in tale onore le leggi degli uomini da osservarlo, a osservarle quando sono giuste, cioè quando sono la forza del debole. Quando invece vedranno che non sono giuste, cioè quando sanzionano il sorpruso del forte, essi dovranno battersi perché siano cambiate, Don Lorenzo Milani. E da ultimo, non perché sia meno importante, anzi, per porlo a fondamento, la memoria viva delle vittime per la giustizia e la legalità, magistrati, donne e uomini delle forze dell'ordine, una memoria non certo occasionale, che ha forza straordinaria di per sé. Non compensa gli attacchi e gli oltraggi davvero incredibili ai magistrati del nostro Paese, perché questo si pone su un altro piano, non si può scendere sul piano del degrado per bilanciare il degrado. La patologia è patologia. La forza della coerenza, il coraggio, l'esemplarità sono memoria viva. Infondono forza, coraggio, coerenza per la nostra responsabilità personale, comunitaria, culturale, etica, istituzionale e politica. La coerenza a cui ciascuno nel proprio ambito e competenza è chiamato ogni giorno. Grazie.
Buonasera a tutti voi. Dottor Davigo è un magistrato di grande preparazione, di cultura, di acutezza e credo sia la persona migliore con cui affrontare il tema di questa sera. Il rapporto tra giustizia e legalità, due termini che molti considerano quasi sinonimi e che invece spesso non nascondono incompatibilità notevoli, se non addirittura insuperabili. Lo possiamo constatare quotidianamente, dai tentativi abbastanza frequenti di cambiare la legge e quindi la legalità e conseguentemente l'amministrazione della giustizia, per creare in definitiva dei momenti di ingiustizia. Un esempio, la depenalizzazione del falso in bilancio. Un altro esempio, la possibile approvazione di una prescrizione breve accoppiata all'allungamento invece del dibattimento processuale. E questo basterebbe a sottolineare che si va verso una sempre maggiore possibilità di azione da parte dell'accusato e una sempre maggiore ingiustizia, inevitabile direi, a spese delle vittime. Insomma, quello della giustizia è un diritto fondamentale e contemporaneamente, essendo un presupposto fondamentale per ogni vera libertà e quindi per ogni vera democrazia sostanziale, è anche un dovere. Perché ogni diritto che non ha un corrispondente contraltare in un dovere, noi vogliamo avere i diritti, ma dobbiamo anche concedere questi diritti agli altri, tributarglieli, cessa di essere un diritto per diventare un privilegio se queste due cose non interagiscono contemporaneamente. Tutto quello che vi ho detto per me, per noi, è in pratica filosofia, perché noi a un certo punto incominciamo a lambicarci il cervello, vabbè, la condanna è giusta dal punto di vista dei codici, ma magari non è giusta dal punto di vista della nostra morale. Per Camillo Davigo e per i suoi colleghi non è soltanto filosofia, è un problema di vita quotidiana. È un magistrato che deve applicare la legge e che talvolta sente che qualcosa in questa legge magari non quadra con la sua sensazione di vita, con la sua convinzione etica. Dottor Davigo, non è un compito facile, ma glielo lascio volentieri.